GTA 6 ha già deluso le aspettative di tutti? È appena uscito il trailer e il gioco sembra già brutto? I primi dubbi sono arrivati immediatamente dopo l'uscita del trailer e sono relativi non solo di per sé al trailer, ma anche a tutto il gioco. Perché dal trailer in realtà non abbiamo visto un gameplay, però abbiamo visto come sarà il gioco finale. Abbiamo visto la grafica, abbiamo visto il livello di dettaglio, abbiamo visto lo stile. Ed è questo che a tanti non è piaciuto. Incredibile per alcuni pensarlo, abbastanza scontato per altri, soprattutto per chi non l'ha gradito. Andiamo a vedere un attimo il trailer di GTA 5, trailer cinematografico. Sembrava di stare guardando quasi il trailer di un film. Trailer di GTA 6 invece molto più vicino a noi, con addirittura delle riprese fatte col telefono all'interno del gioco. Questo per rappresentare e far vedere uno stile più moderno, qualcosa che fosse vicino ai giorni nostri, alla nostra vita quotidiana, non qualcosa di cinematografico. Ecco, secondo me ciò che molti non riescono a capire e che non hanno gradito è proprio questo, la differenza tra il trailer di GTA 5 e quello di GTA 6. Personalmente non mi sento di paragonarli, sono due trailer completamente diversi. Se dovessi scegliere quale ho più gradito, per il trailer di per sé, senza pensare al gioco, senza pensare a tutta l'attesa, senza pensare alle emozioni, beh, sarebbe quello di GTA 5. Ma ci tengo a precisare che il trailer di GTA 6 è esattamente come lo volevamo. Perlomeno ciò che mostra è esattamente come lo volevamo. La sua particolarità è che non ci abbia stupito. Ma perché? Perché avevamo già delle aspettative estremamente alte e queste aspettative sono state soddisfatte, almeno per quanto mi riguarda. Ma se giochi ancora tanto a GTA 5 e non riesci a fare soldi, te lo spiego io. Scrivimi su TikTok o su Instagram, contatti qui sotto. Tanti parlano però della grafica troppo cartunesca, troppo finta, personaggi strani. In realtà è sempre stata una caratteristica di GTA. Parlando della grafica però, proprio Ned Luke, l'attore che interpreta Michael su GTA 5, si è sbilanciato dicendo che non sarà mai così quella del gioco finale, e probabilmente anche l'ambientazione cambierà leggermente, sia per quanto riguarda la quantità che la qualità che la varietà degli NPC. Ma si tratta di un ambiente programmato, quello che abbiamo visto nel trailer, di qualcosa che Rockstar Games ha studiato apposta per il trailer. È ovvio che vedremo qualcosa di leggermente diverso, ma con la potenza che abbiamo a disposizione su PS5 e Xbox Series X mi aspetto grandi cose, mi aspetto almeno di non restare deluso, ed è tutto un non voler restare delusi, tutto non aspettarsi di essere delusi. Secondo me è questo che dobbiamo aspettarci da GTA 6 nel futuro. PS5 e Xbox Series X che tra l'altro avranno l'esclusiva in questo periodo, è un'informazione leakata ma ufficiale, veritiera, e era anche abbastanza comprensibile e prevedibile. Non arriverà, quindi, per essere chiari, su PC almeno all'inizio. Io stimo un paio d'anni più o meno. Oltre a questo, ovviamente, è inutile dirlo, ma meglio specificarlo, non arriverà su PS4 e Xbox One. È ovvio che quelle console abbiano un hardware decisamente limitato che non potrebbe gestire un ambiente di gioco come quello di GTA 6. Lì sì che a quel punto la grafica diventerebbe veramente deludente. Sappiamo che arriverà nel 2025, quando però? Probabilmente nella prima parte. Si pensa ad aprile, a causa di tutta una serie di informazioni che abbiamo sia da dietro le quinte, sia da ciò che abbiamo visto col tempo, anche da alcuni easter eggs presenti addirittura su GTA 5, è probabile però che venga rimandato a fine 2025. Abbiamo quindi ancora più di un anno da aspettare. In ogni caso, in questo tempo arriverà sicuramente un altro trailer che probabilmente ci farà vedere qualcosa in più del gameplay. Gameplay che alcuni pensano sia stato mascherato appositamente perché noioso, limitato. Secondo me non sarà nessuna di queste due cose, semplicemente Rockstar Games nel primo trailer ha più o meno sempre fatto così. Si trattava di trailer cinematografici, alcuni più, alcuni meno, come in questo caso, ma tutti soddisfacenti e concentrati a mostrare più che altro la grafica e l'ambiente di gioco, non il gameplay. PS5, Xbox Series X, piattaforme in particolare che non potranno comunicare tra di loro, questo è sicuro al 100%, non è mai stata una caratteristica di GTA l'essere cross-platform e non lo sarà neanche questa volta. Questo per tutta una serie di motivi: compatibilità prima fra tutte, concorrenza tra PlayStation e Xbox, alcune esclusive
che arriveranno sicuramente su PlayStation. PlayStation che tra l'altro avrà il bundle con GTA 6. È molto importante questa informazione e probabilmente avrà anche in anteprima determinate funzioni. In anteprima se non in esclusiva, sappiamo che Rockstar Games è solita fare molte collaborazioni con Sony e questa volta non sarà da meno. Il bundle arriverà probabilmente con PS5 Pro che è prevista in uscita, è uscita da poco la PS5 Slim ma non mi aspetto un bundle con quella. Ma che prezzo avrà questo bundle? Beh, probabilmente si pagherà quasi solo il costo della console, è quello che rappresenta il costo maggiore. Chiaramente si potrà arrivare a qualcosa come 600-650 euro a seconda del costo della PS5 Pro. Per quanto riguarda il costo del gioco di per sé invece è molto importante considerare che, come dico sempre, generare profitto dipende dalla qualità del gioco e dal numero di vendite del gioco, assolutamente non dal prezzo di per sé. Rockstar Games lo sa bene, Zelnick, CEO di Take-Two, l'ha detto, l'ha ribadito e ha anche ammesso che il valore che fornisce in termini di divertimento è superiore al prezzo che fa pagare, ma che non ha intenzione di alzarlo, per cui è ovvio capire che il prezzo sarà il solito, quindi 70-80 euro. Prezzo di tutto rispetto considerando che probabilmente sarà un gioco che ci porteremo avanti per tanti anni, sia per la natura stessa del gioco, sia per il marketing che Rockstar Games applicherà. Ma per quanto riguarda questo, molti temono, e fa molto ridere dirlo, riguardo l'uscita di GTA 7. L'ho già spiegato in altri video, secondo me non dovremo aspettare così tanto perché GTA 6 è stato un impero. Un impero che si è creato in 10 anni con dei fondi che sono stati rimborsati in pieno e GTA 6 è stato finanziato proprio dai fondi ottenuti con GTA 5. È bene considerarla questa informazione ed è molto importante perché non si parla di andare in perdita creando GTA 6, si parla di guadagnarci e basta, soprattutto dalle vendite, visto che i costi sono già stati coperti. E in realtà i guadagni di GTA 5, vi ricordo miliardari, potrebbero tranquillamente aver finanziato anche GTA 7, addirittura GTA 8, si parla di oltre 10 miliardi di dollari. Se GTA 6 ne è costati 2, e posso tranquillamente crederci, beh, il resto, oltre che entrare in tasca, sono utili per lo sviluppo di altri videogiochi.